Sesta tappa, partiamo da Montagnane, arriviamo? Arriviamo a Badia Polesine, arriviamo. Piove un po' e oggi cammina con noi anche Giampaolo Osele. Dopo giorni lontano dal mondo compriamo anche i giornali. Che giornale hai comprato? Il Gazzettino di Padova e la Repubblica. La Gazzetta? Scusa, c'è Henry, qua dopo? Dopo carote. Quanti? Ancora due queste. Una, ancora una. Grazie. Sono passati sei giorni e per la prima volta abbiamo comprato qualcosa da mangiare. Come sculettano i sandali di Claudio, non sculetta niente. Giorgio, ti piace la gente di qua, vero? Sì, sai perché ha metodi molto civili, molto urbana direi, come popolazione. Giorgio, a me mi sembra che ci sia molto traffico oggi. Sì, è vero, guarda, ma io sono tranquillo perché ho prenotato un alberghetto a Jesolo per agosto 2009. E quindi tutto sommato penso che non dovrei avere problemi. Siamo a Urbana, a 15 km da Badia Polesine, e continua lo scherzo. Se ne vanno tutti prima di che arriviamo noi. Non c'è nessuno. Là c'erano Giampaolo e Claudio. Finalmente troviamo qualcuno anche a Urbana. E questo chi è, Claudio? È un tanto, l'ho fatto dopo che ha fatto la Trento sulla di Vetrana. Ma lui è arrivato? Nonostante non abbia più l'età, Claudio ruba la frutta dagli alberi. Se la mangia pure. Giorgio, ma come vedi tu la tua esistenza? Ma in che ottica tu dici? Ah, no, in un'ottica futura, direi. Claudio, hai visto la nostra il nostro cartello? Lenti a contatto. Claudio, finalmente una stupenda pizzeria, il Grappolo. Che giorno è oggi? Martedì. Cazzo, è chiusa. Claudio, dove vorresti andare, scusa, quella parte? Ma io andrei a Minotte. Ma no, alla tua età, Minotti ancora. Qual è la velocità dell'uomo? Beh, lo diciamo noi, c'è scritto qui. Lo dico io, lo dici tu, ma lo dice anche lui. La certificazione, massima velocità 5 km. Anche oggi, ma forse sarà così, per un bel po', rettilinei, dritti, per arrivare a Badia Polesine. Rettilinei. Giampaolo, che cammina con noi, ha scelto la via integrale, sta camminando addirittura a piedi nudi. Psicologicamente è un momento importante, partiti dall'Adige, siamo arrivati all'Adige, come aver fatto niente. È un momento storico, sono le 17:20 del 12 giugno. Fine della quarta tappa, Park Hotel 4 stelle, ecco Claudio e Giampaolo che entrano, speriamo non ci caccino come dei pellegrini.